Quando si parla di giochi open world, tutti pensano sempre ai soliti videogiochi, Skyrim, GTA, di nuovo Skyrim. Vabbè sì, qualche volta ci sono i Final Fantasy, ma se vi dicessi che ci sono videogiochi open world che meriterebbero di più? Alcuni hanno pure dei seguiti, eppure le persone ne parlano poco o niente, lasciandoli nel limbo. Anche se sono veramente divertenti. Se siete già passati dal mio canale Telegram ufficiale di sconti, siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi se sdraiati, cominciamo. Tales of. La serie Tales of trasporta il giocatore in vari mondi fantastici dove affrontare creature di ogni genere, più o meno collegati. Beh sì, a volte sia scenari che mostri sono un po' riciclati, ma questo ormai lo fanno dappertutto. La storia è forse la parte migliore. Infatti spesso e volentieri ne escono degli anime da vedere, ogni episodio ne ha una diversa, con un modo unico di esplorare e raccontare, completamente in libertà. I protagonisti sono diversificati così bene sia per carattere che per stile che potrebbero tranquillamente essere paragonati, per quanto riguarda appunto il cast, a quelli di un AAA tipo GTA, The Last of Us. È stata una serie spesso snobbata dalle nostre parti, perché il modo di raccontare tipico orientale non è una cosa apprezzatissima in Europa, anche se in questi ultimi anni molti si stanno convertendo all'otakuesimo. Specialmente Tales of Zestiria aveva moltissimo da offrire. Un altro motivo per cui non è apprezzata è la grafica. In effetti, ritrovarsi a volte a camminare tra dei poligoni che sembrano usciti dall'era PS2 non era il massimo. Ma comunque, se provate a dargli una possibilità, rimarrete affascinati. Missioni di ogni genere, livelli segreti, armi sbloccabili con sudore e fatica, a volte è un gameplay davvero stellare. Sleeping Dogs. Se vi dessi 2 o 5 euro massimo, che gioco open world comprereste? Fatemelo sapere nei commenti e intanto io posso dirvi che comprerei Sleeping Dogs. Perché a mio parere non solo è stato uno dei migliori open world del 2012, anzi uno degli ultimi tempi addirittura, e non sto esagerando. Potete trovare un migliaio di articoli che discutono della cosa. All'uscita era stato snobbato tantissimo a causa del comparto grafico datato e di altre cose. Questo per via di uno sviluppo travagliato. Doveva essere un seguito ufficiale di True Crime, il famosissimo gioco uscito per PS2 e Xbox, un altro capolavoro che vi consiglio. Comunque, mi ero chiesto una cosa, sarà davvero solo la grafica il problema? Così l'ho preso un giorno in mano e ne sono rimasto affascinato. Era proprio solo per la grafica datata e alcuni bug che il gioco è stato completamente dimenticato. Cavolo, mi sembrava ingiusto. Gli sviluppatori avevano creato uno dei migliori open world del mondo. Pensate che per modellare Hong Kong hanno scattato in una settimana più di 25.000 foto della città reale. Nel 2014 era uscita la remastered, finalmente i voti cominciavano a cambiare, la grafica era stata messa un po' in tiro, i bug risolti e tante altre cose fighe da fare aggiunte. Ma ormai era tardi, le vendite comunque erano sottotono e alla fine non si sa se la serie continuerà o meno, anzi è probabile che si fermi. Tra i pregi maggiori c'era il gameplay, sistema di combattimento alla Batman Arkham con un sistema di coperture fantastico, utilizzo di una varietà incredibile di armi e sessioni parkour davvero adrenaliniche. Con alcune abilità sarete addirittura in grado di trascinare i nemici per la maglietta oppure di eseguire finisher sbattendoli contro oggetti ambientali, tipo alla Yakuza. L'interazione era davvero ai massimi livelli per poter prendere a botte qualcuno nel miglior modo possibile. È vero, magari non era rivoluzionario e ci sono comunque un po' di problemi come una storia sottotono e sbavature durante le sparatorie che a volte sono troppo meccaniche. Ma vi consiglio assolutamente di prenderlo ora che costa quanto un caffè. Su Steam spesso e volentieri viene addirittura un euro o due. Ultimate Spider-Man. Sfortunatamente questo gioco è uscito dopo Spider-Man 2 e come sappiamo tutti quello è stato un vero capolavoro. Insieme allo Spider-Man uscito in questi anni possiamo dire che rientra nell'Olimpo dei migliori giochi tratti da fumetti. Comunque, tornando al nostro Ultimate, era più o meno la stessa cosa ma alleggerito con meno cose da fare e uno stile molto molto arcade. Anche la grafica aveva subito un drastico cambio, con un cel shading molto colorato, il gameplay era più o meno lo stesso e la storia non era per niente brutta, addirittura si poteva controllare Venom. E questo cambiava del tutto il gameplay. L'ho giocato ormai anni fa, quindi non ricordo tutto perfettamente. Ma una cosa me la ricordo, che passavo ore e ore per cercare gli sbloccabili e entrare dentro quelle bolle nelle sfide a tempo. Ma come detto prima, a causa di Spider-Man 2 non ha mai avuto la fama che meritava. Mad Max.
Chi si aspettava sarebbe uscito un gioco su questa pellicola, una vera sorpresa per tanti. Peccato che poi non se l'era cagato quasi nessuno. Tantissimi lo ignorarono anche se le recensioni rientravano nella media. Non era brutto. Un mondo enorme, meccaniche di guida adrenaliniche e un sistema di combattimento appagante, a volte perfino difficile. Di questi tempi, come sappiamo, i giochi sono molto facili. Finirne uno richiede ore solo per via dei filmati senza fine e altri stratagemmi minori. Questo invece si distingueva anche in quello, ovviamente aveva i suoi problemi. Il mondo, per quanto grande, era abbastanza spoglio. C'erano missioni secondarie, ma tutto abbastanza ripetitivo e la storia non era così bella da essere ricordata. Eppure, se avete 5 euro da spendere per un gioco, vi consiglio anche questo. Potete trovare su YouTube recensioni e video gameplay per capire cosa intendo. Dragon's Dogma. Dopo la rinascita grazie a Skyrim, il genere fantasy sta un po' morendo di questi tempi. A nessuno interessa più indossare un'armatura e picchiare draghi per passare il tempo, anzi, quasi a nessuno. Tra i migliori in assoluto, però, possiamo trovare l'incredibile Dragon's Dogma. Con la versione Dark Arisen era diventato un acquisto obbligato per gli amanti del genere, ma in pochi l'hanno considerato. Tra i pregi migliori abbiamo il gameplay. Per uccidere un drago, per esempio, non si deve semplicemente lanciargli magia addosso e spadarlo finché non crepa, no. Si potrà invece scalarlo dalla schiena per poi infliggergli un colpo alla testa impedendogli di volare via. Poi abbiamo anche la gestione dei compagni di squadra, che è un vero tocco di classe. Avete per caso un mago che lancia magia a destra e a sinistra? Benissimo, potrete fare devastanti mosse combinate, oppure usare ingegno e potenziare le vostre armi temporaneamente con la sua magia. E non finisce qua, sempre i vostri compagni, se portati spesso in giro a combattere e esplorare l'incredibile mondo di gioco pieno di attività da fare, vi suggeriranno mano a mano come combattere, che tipo di arma o elemento utilizzare e tante altre informazioni utili. Non saranno quindi degli asini trasporta oggetti, ma veri e propri amici di avventura. Just Cause. Ah, questo secondo me è il piatto forte della top, è sempre stato sottovalutato. I capitoli non hanno ricevuto brutti voti, ma comunque sono sempre rimasti nella media. E comunque i seguiti continuano a uscire. A parte la storia, che non è proprio il massimo, se cercate un gioco per stare senza pensieri e spaccare tutto, dopo una dura giornata di lavoro o a scuola, allora fa per voi. No, sul serio, non dovrete pensare a niente, anzi a qualcosa sì, cioè essere creativi. Il gioco non è proprio il massimo in quanto a diversità. Molte missioni consistono nell'andare in una zona e uccidere tutto e tutti. Ma è il modo in cui viene fatto che lo ha reso famoso. Ogni elemento è distruttibile. Avrete una moltitudine di armi e accessori per devastare l'intero mondo di gioco a piacimento. E alcuni oggetti, come per esempio il rampino, consentono di fare cose fuori dal comune. Dovrete solo pensare agli utilizzi più divertenti. Per esempio nel 3 la gente adorava fare missili di mucca. Tipo così. Se solo la storia fosse stata un po' più diversificata, e magari in generale il gioco più vario, sarebbe stata la serie dell'anno. Comunque ormai costa poco e ve lo consiglio assolutamente in attesa di un nuovo capitolo pieno di sorprese. Red Faction Guerrilla. Nel 2125 andremo su Marte e cominceremo a radere al suolo ogni cosa, perché è ciò che ci piace. O almeno è ciò che in Red Faction Guerrilla si fa. Questo è il fulcro di un gioco open world davvero molto sottovalutato secondo tanti. La storia forse non era il massimo, ma l'ambientazione, la distruttibilità e la fisica potrebbero essere superiori anche ad alcuni giochi di oggi. Il problema della serie è che nel seguito hanno voluto mettere più enfasi alla storia, togliendo gran parte di ciò che era piaciuto moltissimo ai fan. La bellezza del gioco è che potrete affrontare ogni missione nei modi che preferite, proprio come Just Cause. Se siete in cerca di un altro gioco molto divertente per svagarvi un po', allora sicuramente un acquisto consigliato anche questo. Driver San Francisco. Questo forse è uno dei driver più belli in assoluto. Ehi, ehi, fermi, non tirate fuori le forche ora, vi spiego meglio. Era arrivato dopo due capitoli che avevano deluso le aspettative, cioè il 3 e Parallel Lines, e quindi è stato snobbato, ma meritava molto molto di più. La storia parla di un detective di nome Tanner che finisce in coma dopo un incidente, e in sogno vive le indagini di un ricercato di nome Jericho. Sempre in questo sogno ha la capacità di spostarsi da un'auto all'altra magicamente, con la pressione di un semplice tasto. Questo sistema è chiamato Shift. Le premesse non sono affatto male, nemmeno il gioco in sé, completamente in macchina. Difficoltà elevata e cosa importantissima, più di 100 auto su licenza. Tutto ciò che vorreste da un gioco della serie.
Con questo concludiamo. Di giochi open world meritevoli ce ne sono tanti altri in realtà. Scrivetemelo nei commenti. Così magari ci faccio un altro video e lasciate un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.